Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di, di Small Talks. Credo che ci sia stato un piccolo problema tecnico con il conto alla rovescia perché a me personalmente si è, si è bloccato. Non so se si è bloccato anche nella live, però insomma alla fine l'ho killato come, come si fa in informatica <ride> brutalmente e alla fine siamo, siamo, siamo online. Ciao Francesco, come stai? Ciao Roberto. Bene, bene. Ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi abbiamo qua Francesco con noi e dopo sapete benissimo che parleremo di una cosa che personalmente mi sta molto a cuore, però ovviamente dobbiamo fare le cose fatte per bene, quindi come, come ogni puntata di, di Small Talks, eh, innanzitutto vi ricordo di sottoscrivere il canale eh, YouTube di, eh, della UGTV. UGTV si sta espandendo, adesso abbiamo anche un, un programma eh, su, su DevOps eh, e quindi eh, se, insomma, sottoscrivete il canale perché eh, insomma, le, le novità sono, sono continue da questo punto di vista. Ovviamente la cosa fondamentale è l'iscrizione alla newsletter di UG.net che rimane lo strumento tradizionale ma quello più sicuro per ottenere le informazioni. Eh, delle attività di UGI ovviamente ormai eh, è diventato uno standard anche questo abbiamo il canale telegram eh, e come mio solito io continuo a eh, invitarvi a scrivere alla redazione di UGI.net redazione -ug io stesso ricevo le email della redazione quindi se avete, eh, diciamo, proposte per articoli, piuttosto eh, una proposta per partecipare eh, come ospite a una delle trasmissioni eh, della UGTV, scrivete a redazione redazionechioccioloug.net.org che è uno dei metodi migliori per partecipare alla, alla community. Eh, questa è, diciamo, quanto... Solito eh, annunciare all'inizio della puntata e a questo punto entriamo nel, insomma, nel cuore della puntata. Oggi parleremo di retrocomputing. O meglio, oggi Francesco, che è un grandissimo appassionato di retrocomputing, eh, prima di entrare in diretta e anche quando abbiamo fatto le prove no, eh, della, della puntata. Abbiamo discusso insomma anche della, di questa sua passione e ho scoperto quanto è profonda la Tana del Bianconiglio, eh, nel senso che c'è veramente un mondo ancora oggi estremamente attivo eh, intorno al retrocomputing. Oggi. Con Francesco navigheremo nel 2022, quasi 2023, con un Commodore 64, eh, a cui. Eh, poi ci farà vedere anche dal vivo, no? eh, è stato attaccato un uh, modem Wi-Fi e navigheremo su una BBS. Per chi è giovane, quindi non vecchio quanto me, eh, BBS potrebbe non significare assolutamente, assolutamente nulla. BBS è l'acronimo di Bulletin Board System e era pensato esattamente per questo, cioè una, una sorta di board uh, di informazione okay, telematica, eh, um, molto diffusa eh, negli anni 70 e 80, e, e con quella chi aveva già all'epoca la possibilità di navigare, non so se qualcuno ha visto film come War Games, dove la cornetta del telefono veniva appoggiata eh, su, questo, su questo oggetto no, che aveva delle specie di ventose dove finiva, finiva la cornetta, quello era un modem. Eh, in Italia quelle cose lì erano molto rare, negli Stati Uniti era più facile e una volta che ti connettevi con quei sistemi totalmente testuali eh, si poteva accedere a queste BBS. E oggi Francesco ci farà vedere eh, come oggi possiamo fare una cosa del genere. Quindi Francesco, la parola a te. Sì, grazie Roberto. Allora intanto un, insomma, una premessa sul retrocomputing. Uh, il retrocomputing diciamo che um, presenta diverse anime, cioè il retrocomputing si può esprimere in, diversi, in diverse declinazioni. C'è chi ama collezionare uh, computer anche molto particolari e molto rari, collezionare e ripararli, c'è chi ama il lato videoludico. Il lato di cui parlerò io è un lato mh, di nicchia, diciamo così, che è il lato della programmazione, della retroprogrammazione e non solo. Infatti, quello che mi propongo io è di coniugare, come dico io, il vecchio col nuovo, quindi permettere non solo collegare un, un Commodore 64 a una BBS, ma creare una BBS utilizzando degli strumenti moderni, quindi realizzare nel 2022 un servizio su internet usufruibile da un Commodore 64, ma come vedremo non solo, con tutte le potenzialità che offrono i sistemi di oggi, ma per appunto visualizzabile e usufruibile con un computer degli anni 80. <coughs> Intanto un Commodore 64 per chi non sapesse cos'è, è questo qui non so se lo vedete, uh, me meglio no, no. ti chiedo se possiamo per ora non condividere lo schermo. Ecco, sì, questo qui è un Commodore 64, lo conosciamo. Noi vecchietti lo conosciamo tutti, è un computer 8-bit, non mi soffermerò uh, sulle, sulle specifiche, perché non è questo, diciamo, il topic. Eh, questo, tra l'altro, è, è proprio quello che avevo da ragazzino, tutti, più, più o meno tutti quelli che hanno dai 40 in su e che oggi sono informatici o si occupano di questa disciplina sono cresciuti con un oggetto come questo. Eh, L'idea è quella di collegare un apparecchio come questo qui questo qui è un modem wifi, come vedete non si tratta altro di una, un Arduino SP8266 che è questo, questa parte qua, eh, scusate, questa parte qui è un, un 8266, semplicemente saldato su una board con qualche altro piccolo componente. Come questo, questo è un modello costruito da Coding Koala, ma ce ne sono... Praticamente infiniti tutti basati sullo, sullo stesso principio. Il prezzo di un apparecchio del genere è dell'ordine dei 20 euro quindi molto economico. Praticamente qui dietro c'è una porta si chiama la user port. È questa qui è una porta che fa anche da porta seriale, si inserisce qui dentro. E il Commodore 64 è pronto per andare eh, su internet. Praticamente viene visto questo apparecchio come se fosse un modem di quelli a 300 baud di una volta, in realtà quello che fa, che fa è questa, questo Arduino si connette via telnet a un server anziché a un numero telefonico, quindi un server fa una sorta di telnet e niente, quindi invia e riceve byte. A parte questa premessa forse mh, non so, un, po', un po' tecnica, un po' troppo, troppo poco tecnica, parto con una breve presentazione che ho preparato. Ecco, questa è la presentazione. È una presentazione nata durante questa iniziativa Once Upon a Sprite che è stata una, una, una specie di festival del, del retrocomputing che c'è stata a Milano nel 2019 e, da parte di Codemotion. Quindi saluto Andrea Ferlito che lo, è, è la persona che aveva permesso di fare questo bellissimo evento. Quindi diciamo da, da dove parte questa, questa quest idea? Io ho lavorato per Job Rapido che è un motore di ricerca per annunci di lavoro, non sto facendo pubblicità a Job Rapido, semplicemente avevo un collega che, data la mia passione per il retrocomputing, scherzando una volta mi disse, ah, visto che tu, visto che tu ti, insomma, ti diletti con il retrocomputing, con il Commodore 64, vediamo se riesci a, a far girare Job Rapido sul Commodore 64. L'ha detto per scherzare. E questo è il mio collega una settimana dopo. <ride> Praticamente l'ho fatto. Praticamente sono riuscito a, a realizzare un piccolo servizio, non generico, ma proprio, diciamo, quick and dirty, come si suol dire, che si collega all'API di Job Rapido e, te le, e, e, fa, e dà in output, diciamo, con la codifica dei caratteri del Commodore 64, i risultati. Al che mi sono detto, perché non... Perché non, non realizzare un, un toolkit che mi permetta di portare su Commodore 64 qualunque cosa, letteralmente qualunque cosa. Qualunque cosa significa un toolkit che non fa altro che input output e, e connessioni, e poi lascia al programmatore la palla per poter utilizzare queste, queste primitive per fare tutto il resto. E, vediamo un po, come, un, po', un po' di storia, come ci si collega una volta. E come ci si collega oggi um, alle BBS. Quello che vedete su, in alto a sinistra e in basso a destra sono due generici computer degli anni 80, 70, 80, i primi 90, collegati appunto col, tramite la rete telefonica. Um, I collegamenti er non erano altro che questi, quindi collegamenti punto a punto, non c'era niente di più. Uh, oggi, uh, cioè, quindi praticamente uno dei due in sostanza è quello che potremmo definire server. È quello che fornisce, è, è, è quello più potente perché contiene conteneva hard disk o floppy disk molto grandi per l'epoca, contenenti software da scaricare, uh, board di messaggi da parte delle persone che si collegavano. E l'altro, quello che c'è dall'altro lato, è l'utente domestico, domestico cioè, è domestico anche l'altro di comunque l'utente del, del servizio che vi si collega. <coughs> Oggi molte BBS. Molte vecchie BBS esistono ancora e mh, quello che vedete in alto è il cosiddetto server che si collega, cioè lui si collega tramite il modem, lui, lui è convinto di essere collegato tramite modem, ma tramite opportuni meccanismi quest, questa, tutto ciò che viene esposto tramite modem finisce su internet e ci si può collegare in vari modi che poi vedremo con, anche con vecchi computer, li ho, li ho disegnati così. Cioè ho preso questo disegno che non ho disegnato io, comunque ho preso questo disegno a, proprio perché sono dei vecchi computer collegabili con diversi meccanismi, con Ethernet, con Wi-Fi, con USB. Eh, questo è un'alternativa, cioè dal momento che esistono i server, i normali server, perché non sostituire l'accrocchio con un vero e proprio server? Ed è quello che ho fatto io. Eh, vedremo in... presto. Vediamo come ci si può collegare a... A internet con un commodore 64 o simile questo è il, è il wifi modem che vi ho mostrato prima quindi prezzo 20 euro mm, ci sono innumerevoli software di terminale il più famoso è, si chiama ccgms quindi acronimo di non lo so comunque è molto famoso si chiama ccgms e si collega tramite appunto la user port questo modem va sulla user port un altro modo è usare una cartridge che utilizza uno standard che è stato creato nel retrocomputing che si chiama RRNet, è un'implementazione del TCPAP. C'è un software adatto che si chiama KeeperTerm, che utilizza questo standard. Il prezzo di queste cartucce, generalmente, è dalle due alle tre volte superiore a quella del modello wi -Fi. In compenso, è molto più veloce, arriva anche a 10 megabit per secondo con, con questa RRNet. Però, come vedremo, non... Cioè, non è necessario, con, con quella precedente, con, con la Wi-Fi, si arriva sul C64 al massimo a 9,6, cioè 9600 bit per secondo, quindi 9,6 più o meno, facciamo 8 kilobyte, 10 kilobyte per secondo, ma questa velocità, no di meno, scusate, cosa sto dicendo, 9600 bit, Sono, no, è un kilobyte, un kilobyte al secondo vagamente un kilobyte per secondo, ma questa velocità è più che sufficiente. Con questa arriviamo a 10 megabit, per dire. Questo è un Easy Flash, Easy Flash eh, 3 eh, non si collega direttamente alla rete, ma ha una porta USB alla quale viene collegato un PC che fornisce la connettività, quindi è un po' più complicato. E poi come ultima analisi c'è la Ultimate 2 eh, Plus, o la Ultimate 2, che è una cartuccia multifunzione molto famosa che fra le varie cose offre anche la connettività ethernet ma diciamo non è questo il, il topic del, del giorno eh, vabbè, ho fatto una breve sintesi sul, sul mio sito web sui vari modi di, di, di collegarsi a internet per un c 64 I, i software che realizzano la bbs la bbs come come diceva roberto come potremmo sintetizzarlo potremmo sintetizzarla come è un servizio online che utilizza un protocollo testuale volendo ridurre ai minimi termini la definizione, esistono diversi software. Questi sono i software che vanno sulla rete telefonica, eh, no, non sono i software. Questo è un sito che raccoglie l'elenco dei software che vanno sulla rete telefonica, quindi i classici software che si, si sono utilizzati nei, nei vari anni, eh, e questa è, la, è lo, la URL del mio repository GitHub che vi sto presentando oggi, cioè vi presento un framework, quindi i cui destinatari sono delle persone che hanno a che fare con la programmazione, quindi per programmatori, quindi un framework developer oriented, che permette di realizzare servizi di tipo BBS. Eh, il software è scritto in Java, il motivo per cui ho scelto Java è semplicemente è che è una delle mie core skill, quindi conosco, lo conosco bene, se avrei potuto farlo in .NET avrei potuto farlo in Python. Uh, di, se mi chiedete perché l'ho fatto in Java semplicemente perché lo conosco bene quindi eh, questo è il motivo e, um, i requisiti di sistema sono veramente pochi quindi una JDK ho dalla 1.8 in poi che è veramente vecchia la 1.8 mi, mi sono voluto mantenere su una versione vecchia proprio per allargare al massimo allargare al massimo la, diciamo la, i requisiti minimi c'è da dire che dalla versione 1.9 eh, Oracle ha, ha, ha introdotto una serie di, di drammatici eh, breaking change, di drammatiche breaking change. E il mio repository però ne è immune, cioè, ho fatto in modo che le breaking change che ci sono state non, non, ehm, non influenzassero la, la codebase. Possiamo, posso stare tranquillo che è compatibile anche con le versioni successive di Java specialmente dopo la versione 11 c'è stato un bel, un bel repulisti diciamo, di, di vecchie feature, di cose deprecate, eliminate, cambiamento della gestione del classpath, comunque tutte queste cose non, non, non affliggono non, non affliggono i repository e poi ci vorrà chiaramente una macchina moderna, Linux, Windows, macOS quello che volete che farà da server. Competenze richieste, conoscenze base di Java, come vedremo, sarà il, il, viene fornito una specie di DSL interno molto semplice, concetti base di TCP e P, sapere cos'è una connessione, non c'è bisogno di scendere più in dettaglio, e la codifica dei eh, pezzi dei caratteri. patch, non è altro che l'encoding, il primitivo encoding, o più che primitivo l'encoding custom, perché non è standard, non è uno standard PetShi. Petsky o Petci, secondo di come lo volete pronunciare, è un encoding custom eh, Commodore, quindi bisogna conoscere come sono fatti questi caratteri per poter in sostanza cambiare colore, posizionare il cursore, ma non è niente di, niente di complicato. <coughs> che valore aggiunto offre? Eh, qual è l'utilità di tutto questo? Non c'è un'utilità, semplicemente è divertente, cioè io l'ho fatto per divertimento, quindi è un canale in più per distribuire i contenuti, se vogliamo proprio cercare un modo forbito di dire a cosa serve, eh, un utilizzo attuale, attuale nel senso moderno, attuale dei giorni nostri, di del 64, si può utilizzare eh, oggi in maniera diversa da mettere, mettere su vecchi software, o vecchi giochi o vecchi software, e poi come ho detto prima, è divertimento, almeno io mi sono molto divertito. E, eh, vediamo un po', um, entriamo un po', no, facciamo qui. vi faccio prima vedere le foto su quello che si può produrre. Questo qui è un Commodore 64 che è collegato a internet e sta visualizzando praticamente le notizie mh, del giornale online Open. E queste notizie non sono finte, cioè non, non è che sono state copiate, ehm, non è simulato, questa schermata, è vera, cioè sono i feed JSON di Open. Che vengono mostrati dalla, da, da una BBS, in pratica la mia, quella che ho scritto per esemplificare l'utilizzo uh, delle funzioni che espongo. Si può visualizzare il televideo, questi qua sono feed RSS, questi sono feed JSON, questi sono feed RSS. Si può visualizzare, uh, dove, dove era l'altro? C'è il fatto quotidiano, insomma, si può, ci si può divertire ehm, in modo variegato. Ehm, andiamo avanti con la presentazione. Andiamo avanti con la presentazione. slideshow, show. Eh, cominciato da capo. No, no. Praticamente, questo, quello, quello che vedete è, un, uh, è un, un codice che serve per scrivere una BBS un, un, di tipo hello world. In pratica, questa BBS non farà altro che scrivere sullo schermo: Questa è la tua nuova BBS. <coughs> scrivi il tuo nome e dire benvenuto Antonio, Filippo, Luisa, insomma, quello che volete. E qui. È tutto e soltanto il codice necessario per fare questo in, in una BBS remota. Quindi viene nascosta la connessione tcp IP, viene nascosto il multithreading necessario per gestire connessioni separate, viene, vengono nascoste tutta una serie di, di, di particolari che poi andremo a esaminare facendo una sessione di demo. Ho, me, ho scritto in grigio, in, in maniera quasi invisibile. Il cosiddetto come si chiama la. Ah, non mi viene il termine. La, il codice, è quello lì che si. La, il codice che va scritto comunque no? Quindi public class, il nome della classe, extends, cioè la, il codice che è, che è di contorno. C'è un termine specifico che uso sempre che non mi viene. Ehm, va bene, non fa niente, mi verrà. E ho eh, scritto in nero in grassetto il codice effettivo. Di, di questa, diciamo BBS di demo quindi è molto leggibile. È scritto CLS: cioè cancella scrive la screen cancella schermo. Stampa quelle scritte lì. Questa è la tua BBS. Scrivi il tuo nome, poi eh, con queste due istruzioni pulisco il buffer di tastiera, pulisco eventuali byte che sono arrivati nello scambio. nell'handshake shake diciamo del TCP, um, che, eh, leggo una linea, scrivo red line, quindi eh, mi metto in attesa dell'input dell'utente, poi lo stampo, butto via quello che avanza, aspetto che venga premuto un tasto, fine, fine della storia. Non fa niente di particolare. Mm, la cosa particolare è, invece, che, come dicevo prima, tutto, tutto il resto della complessità eh, viene, viene nascosto. Ripeto, faremo degli esempi. Ecco, la complessità, essendo un, um, pro, un un software che gira su un server eh, e non sul Comodo 64. La complessità è praticamente eh, a piacere, è illimitata. <coughs> questo è un esempio che ho realizzato. Eh, quindi il, il classico Forza 4. C'è un'intelligenza artificiale non proprio intelligente, però eh, era giusto un esempio. Quindi è possibile realizzare una, prodotti di complessità qualsiasi Forza 4. Come dicevo prima, leggere dei giornali. Questo è Wired, una edizione italiana. È fatto un quotidiano, questo sono io vabbè, che mi guardo i televideo e, um, è possibile anche sempre tramite lo stesso, lo stesso framework fa, um, permettere all'utente dei download uh, nelle BBS, si utilizzava un protocollo che si chiama Xmodem un protocollo molto antico molto primitivo e molto lento però che viene utilizzato appunto dai software che, che consentono la connessione alle BBS um, con queste console e queste tre righe è possibile permettere il download di un file da un comando 64. In sostanza, leggo i byte che vengono da questo URL, e questa qui è una normale lettura, diciamo, di un, di un, di un file, di un ready byte, questo non è altro che l'API la, di Java, niente di, niente di che. Questa è la mia API, cioè definisco un oggetto XModem, gli, uh, gli do come input il contesto attuale e il... Questo è il contesto attuale, vabbè. ci sono delle, delle, dei dettagli poi da definire e poi gli dico send questi byte, fine. <coughs> è molto mh, divertente perché ho realizzato nello stesso modo un servizio che, pense, che consente di scaricare direttamente su C64 eh, i giochi presenti su CSDB, che è un, un vero e proprio sito in cui ci sono tutte le ultime release dei... Dei prodotti, dei nuovi giochi, dei nuovi software che escono per 64. La presentazione è finita, ma non. cioè la, il file PowerPoint, diciamo così, è finito, ma non la presentazione, perché adesso potrò farvi vedere eh, una, una dimostrazione, una live. La, il progetto si trova, per, si trova su questa pagina, che, che Roberto metterà poi in descrizione. È un progetto open source su GitHub. In sostanza, non si fa altro che il clone di questo progetto ci sono anche le, le istruzioni. Ci sono anche le istruzioni, si carica all'interno di, di un ambiente di sviluppo. Io utilizzo IntelliJ, ma ne va bene uno qualunque. Questi sono i pacchetti Java da, del progetto. Il, il pacchetto Java EUBBS EU S EU Blender BBS è il core. Uh, questo qui è il core. Sono tutte le classi che implementano tutto questo meccanismo, tutta la complessità, e non possiamo anche ignorarlo e ah, questo è il bello dentro Tenants, ho messo uh, le demo che sono tante, poi le, poi, poi le vedremo quelle che io ho scritto come demo. Ma nel frattempo ne scriviamo una. Come si fa? Basta creare una classe, la chiamerò um, la chiamerò Smalltalk Demo BBS. Questa classe non deve fare altro che estendere, ingrandiamo così si vede meglio. Questa, cosa Questa classe deve estendere, dopodiché l'idea mi dice guarda che manca, manca un metodo, va bene, implementiamolo. È questo. Qui dentro eh, vanno scritte tutte le, le cose che vogliamo, tutto ciò che vogliamo realizzare. Dopodiché è finito. Per deployarlo, eh, un attimo, ve lo farò vedere. Proviamo a fare un esempio. Scrivo, per esempio, cancella schermo. Posso scrivere um, colors. C-colors. Uh, la scritta la, la mettiamo di colore, per esempio, giallo. In è print dove fare white, perché è singolo carattere. Quindi stampa giallo. E scrivo stampa. Benvenuti. Um, Lascio, lascio una linea bianca e scrivo come, cosa, lo stesso discorso di prima come ti chiami eh, come ti chiami definisco la stringa nome scrivo headline prima puliamo il buffer di tastiera faccio un reset input così pulisco il buffer di tastiera e dopodiché scrivo benvenuto questo è un esempio stupido come vi facevo vedere prima però lo facciamo live faccio sì, benvenuto come dopodiché finisce la mia esecuzione, mettiamo un read key così magari come faccio a eseguirla intanto devo uh, compilarlo, compilare il progetto con un semplice maven la, per chi usa .NET non so se si usa Maven, non credo per chi usa Java, comunque Maven è un tool di build basta scrivere i vari target che sono clean in maniera da partire da una sezione pulita e poi scrivo package con questo comando viene compilato l'intero progetto mette veramente qualche secondo una volta che è finito è sufficiente lanciare il processo server, quindi fa scrivo Java. Il nome del jar, e, bbs .jar. C è patchbbs.jar. Scusate, c'è un previsto. Non... Java-jar, scusa. Target, eccolo qua. patchbbs.jar. E, e ci inserisco il parametro meno-meno bbs. Qui devo scrivere la classe che rappresenta la mia bs, che è questa qui, Small Demo BBS. Scrivo Small MBS, due punti è la porta sulla quale devo, voglio, voglio farla girare, per esempio 8000. E basta, schiaccio primo invio e parte un processo server. Uh, chiaramente qua, anziché collegare un vero C64, mi è risultato molto più comodo installare un emulatore, che in questo caso è il Vice. Facciamo dall'inizio. Um, una volta che ho il Vice, va scaricato un programma che è appunto il CCGMS, questo qui lo trovate su csdb.dk, che come dicevo è, uno, è il più grande archivio di software per Commodore 64, è, è semplicemente un software di emulazione terminale. Una volta caricato, ci troviamo davanti a questa schermata, con F7 imposto dei determinati... De no, con F7... Imposto determinati parametri, io ho impostato questi parametri perché sono relativi all'emulazione modem fornita dal VICE. Ogni modem uh, ha la sua, di solito si utilizza un modem type uh, plain modem. In questo caso sono questi qui i parametri. <coughs> Esco. A questo punto ho a disposizione i comandi AT. Quindi i comandi AT per chi li conosce, vediamo se mh, facciamo tutto a schermo, è più d'effetto. Sono ATDT e si metteva il numero di telefono, 02 eccetera, in questo caso scriverò il nome del server, che è localhost, in questo caso è localhost, e punti la porta che 8000. Tu scrive in giallo come ti chiami, mi chiamo Francesco, Francesco, Fran Francesco, Francesco, e mi dice benvenuto Francesco, premo un tasto e finito. <coughs> Niente di che, se non fosse che dietro c'è tutta l'infrastruttura di rete. All'interno infatti di questo, che potete scaricare ci sono delle dimostrazioni ben più complesse. Per esempio, si parte si può partire da quella dal menu. Cioè, ehm, se io lancio il menu, ah, la, cosa, la cosa carina è che io posso lanciare all'interno dello stesso comando. Posso lanciare anche più BBS, quindi posso scrivere anche qui: Smalltalk Demo sulla porta 8000, Menu 64 sulla porta 9000, per esempio. Lui me le lancia tutte e due e vengono lanciate tutte e due. Quindi, io qui posso comunque fare localhost 8000, che è quello di prima, e posso anche fare um, localhost 9000. In questo caso, parte il menu. Guardatelo: questo è un bel menu uh, scritto con caratteri semigrafici e posso fare diverse cose. Per esempio, posso leggere i giornali. Qui c'è il televideo. Questa è una classe che legge dei, dei, dei feed RSS e li formatta e li pagina secondo lo schermo del C64. Questi come vedete sono, sono, sono notizie vabbè, tristi, comunque le notizie di solito non sono allegre, uh, e, però sono esattamente le notizie che vengono dal, dal televideo perché sono, sono prese dal, <coughs> dagli RSS della RAI. Questa è, diciamo, è una dimostrazione, diciamo, ma ce ne sono tante altre. Per esempio, si può anche giocare. Ci sono dei giochi che ho realizzato come esempi, per esempio, per chi ama le, i dungeon, le avventure testuali, c'è Zork 1, 2, 3 e anche i Chikers Guide to the Galaxy. Scrivo 4 Zork, questo è Zork. Questa, questa non era altro che una versione Java della Zork Machine implementata da questo signore americano, questo professore si chiama Wei Wu. Io l'ho con un mio amico Roberto Manicardi, l'abbiamo resa diciamo, compatibile con la VBS. Quindi abbiamo astratto i flussi di input output. E mentre prima andava su schermo, adesso va su va sull'input output della VBS. Io posso andare a nord, posso. Posso muovermi, posso. Cosa c'è qui? Insomma, non sono bravissimo a questo genere di giochi. Devo cercare l'entrata in sostanza. L Entrata della casa, c'è una finestra uh, break window. Non la vuole rompere. Fatto sta che io posso anche salvare e, e caricare partite dove le salvo e da dove le carico? Semplice cioè dal server dove è installato. Io posso fare save, save uh, PPP 1, okay. se io a questo punto esco. E rientro store store tp1 lui mi ha eh, eh, cerco di capire dove sono per capire dove sono non mi ricordo più il comando qual è um, show scusate sono cose che sono benissimo mi... c'è un comando per capire dove mi trovo in questo momento comunque mi trovo esattamente nel punto in cui ero prima. Invento, mi fa vedere quello che ho. No, Vabbè. non è importante. L'importante è capire che um, un gioco di complessità a piacere um, è stato implementato all'interno delle BBS. Poi, ci posso, se, poi se avete delle artistiche, c'è diciamo, anche, anche la possibilità di disegnare. Perché questo è mio amico si chiama Ivan. Eh, gli piace disegnare con, con i pezzi, quindi ho inserito la sua grafica all'interno della, della BBS, mm, quindi le possibilità sono veramente tante. Non so eh, se vi ho interessati a questo punto. Io mm, chiedo a Roberto. Tolgo la condivisione dello schermo. Eccomi qua. Secondo me possiamo far vedere una cosa molto interessante a questo punto. Mm, sì. Va bene. Ok, allora entra nella chat. Entro nel, ah sì, ecco. Entro, eh, quindi condivido lo schermo, ricondivido lo schermo. Condividi lo schermo perché ci hai fatto vedere un sacco di cose. Ma adesso vediamone un'altra molto sì. interessante. Ok, Ok, condivido lo schermo. Lo, lo, lo vedete? Si vede? Aspetta, eh, che devo attivarlo. Ora mi sto collegando a sempre la demo, ma non in locale sul mio computer, ma su un server dove l'ho deployata, che si chiama bbs.retrocampus.com. Uh, Roberto si riferisce alla chat. Praticamente io entro, entro in questa chat, ho realizzato anche una chat, c'è un, un RobiMess dentro. La, la chat è interessante perché? Perché è multi-trading. Eccolo, salve professor Falken. What about nice. Ce l'avevo lì dall'inizio uh, della puntata. Okay. Okay. <ride> e... Ho anche sbagliato, ho messo una S sola per, per, per far vedere Va quanto. <ride> non fa niente. <ride> e, e... Ah, tra l'altro dedicato al professor Falken, adesso rientro nella chat, ho anche messo il gioco del, del tic-tac-toe. Questo è proprio in onore di Wargames. Si può giocare contro il computer. Rientro nella chat. La chat è interessante perché. Mh, oddio. Niente, Niente, c'è qualcuno che mi vuole male. Uh, un attimo, yes. Devo uscire. Devo uscire mentre nella chat. La chat è interessante perché è multithreading e, e permette di comunicare a varie istanze dell'oggetto definito. Quindi, se l'oggetto si chiama chat ChatVBS. Uh, sul server girano n e, e, e aver scritto la chat uh, praticamente ho, ho fatto una demo in cui dimostro come le varie istanze della, della, della classe possono, comu com possono comunicare fra di loro posso vedere chi sono gli utenti um, a ah, poi faccio uh, roberto scrivimi uh, scrivimi ciao francesco visita www.ug.net uh, scrivi ciao uh, scrivi consigliami un sito co tramite la chat so se forse non mi sento. Mi senti? Sì. Eccolo. ecco. Lui mi ha scritto visita www.ug.net. Uh, automaticamente ho, ho, ho generato il QR, il QR code con, una, con un servizio di URL short e praticamente una persona che è collegata col C64 uh, inquadra lo schermo col cellulare e va sul sito. www.google.com anche qui farà la stessa cosa con quello diverso perché ah, poi si può anche chattare fra in maniera privata perché uh, così parlo a tutti se scrivo tu vediamo chi sono gli utenti se scrivo tu Robi Mess questo qua lo vede solo, uh, lo, lo vede solo Roberto ciao ah, vai, ciao uh, se non sì. mi risponde lo, lo vedrò in giallo credo prova a scrivermi a rispondermi mi sa che lo, lo, lo vedo in giallo no devi scrivere tu uh, Francesco slash tu Francesco e dovrei vederlo in giallo, se ben ricordo ciò che ho fatto, perché... L'idea... Eccolo qua. Se poi scrivo slash all, torno a parlare a tutti. L'idea li... bella di, que... di questa chat qual è? Che questa è una semplice chat, però consente di, um, di realizzare un qualunque... È entrato Giovanni. Ciao, Giovanni. Ciao, Giovanni. Mm. <ride> non so chi sia. Uh, consente di... Uh realizzare un qualunque gioco del tipo mad, mood, un multi-user dungeon, stavo dicendo un multi-user dragon, <ride> un dragone multiplo. Quindi praticamente qualunque gioco, ma anche non gioco, insomma, un servizio che, 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 che prevede la multiutenza. Questa cosa è molto carina. Una cosa carina è che se io scrivo sto scrivendo: scrivo ciao 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 e c'è Giovanni che mi scrive. Eh, sembra banale, ma la, la, il suo mandare messaggi non interferisce con ciò che sto scrivendo. In pratica, c'è una coda che raccoglie tutti i messaggi che arrivano mentre io sto scrivendo e vengono sputati fuori alla fine quando vengono scodati quando schiaccio invio. Cioè, c'è tutta una serie di meccanismi particolari. Ah, un'altra cosa importante è il time to live, la gestione del time to live. Um, se in teoria, se io lascio questo computer fermo C64, ma anche, un, un, anche se fossi collegato via Telnet fermo per più di due minuti la connessione sarebbe congelata, non funzionerebbe più quindi non cadrebbe in, te in teoria sarebbe su, ma non uh, il modem di casa mi bloccherebbe perché ci è passato troppo tempo senza che siano state scambiate informazioni all'interno del, del canale TCP. Per combattere, per risolvere questo problema, essendo appunto Java Multithreading, uh, oh, c'è Carlo Sant'Agostino. Ciao Carlo. Il, 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 Carlo Sant'Agostino è uno dei maggiori uh, esponenti di retrocomputing, fondatore di Archeologia Informatica e di uh, RetroCampus. Quindi mm, è un onore. Ciao, è un onore <ride> averti fra di noi. Uh, <ride> ciao, ciao. E stavo dicendo, ah, il discorso del, del time to live. Essendo Java multithreading, um, a ogni istanza delle classi che noi creiamo, quindi a nostra insaputa, um, viene generato un, un, altro, un altro thread che una volta al minuto inserisce all'interno del, diciamo, del canale di input/output un carattere non stampabile. Quindi noi non lo sappiamo, ma una volta al minuto viene, arriva questo carattere di controllo non stampabile che non stampa niente, non, non cambia il colore, non fa niente, ma serve appunto per tenere la connessione su. E tutto questo noi, mentre scriviamo per l'appunto questa classe di demo, non lo sappiamo, non dobbiamo preoccuparcene. Di questo non dobbiamo preoccuparci. Come faccio, come faccio a dimostrarvi che questa cosa esiste? Uh, è una cosa molto carina. Eh, quando io lancio il, um, il, il processo server, posso anche con l'opzione meno S indicare una porta di servizio, per esempio 9001. In questa porta di servizio, eh, verranno, potrò accedervi via web, quindi localhost 9001, e vengono stampati il numero di client connessi, in questo caso 0 perché su localhost non c'è connesso nessuno, e la thread list di Java. Ok, qualcuno potrebbe dire questa è information disclosure. Avete ragione. Ma questo, primo, è un progetto fatto per divertimento, niente di. insomma. è semiserio. Diciamo semiserio. Secondo, se devo andare fuori, mi, mi è sufficiente non, non attivare questo parametro, la porta di servizio eh, non verrà attivata. Però voglio farvi appunto vedere il thread di chipe live. Quindi vado qui, mi connetto. Quindi mi sconnetto da questa bellissima chat. Mh, alla, a, mi connetto a Localhost. Questo è un saluto scrivo tdt localhost 8000 per esempio ecco qui che, ecco qui che compare connesso small talk demo bds sulla porta 8000 questo è il vero thread e poi c'è un keep live thread questo keep live thread non è altro che il thread che, ehm, che spara i caratteri una volta al minuto per evitare che venga, che venga chiuso durante il download chiaramente questa funzionalità viene disattivata perché altrimenti se, se faccio un download e ci sparo dentro caratteri a caso, quelli non funzionano. Eh, Cos'altro dirvi? Ah, eh, se volete provare tutto ciò senza emulatori, senza C64, la mia BBS che ho deployato, eh, basta andare su http://www.retrocampus, anzi no, www, scusate, bbs.retrocampus.com e vi ritrovate un emulatore eh, configurato da eh, il, il nostro amico Antonino Porcino, che saluto se ci sta seguendo, eh, una persona molto talentuosa, ha praticamente configurato, ha preconfigurato un emulatore C64 collegato alla VBS, quindi potete collegarvi qua, ciccio, e qua abbiamo praticamente la vera e propria VBS di Campus accessibile eh, via, via, via browser, questo tramite un emulatore. Mm, ultima, ultima cosa, e poi lascio la parola a Roberto, è possibile realizzare anche delle BBS non su patchy ma su asci infatti se io adesso creo un una nuova classe e la chiamo demo asci e scrivo extend guardiamo, extends asci thread questa questa VBS sarà accessibile via telnet faccio, faccio soltanto un un println ciao a tutti e adesso la, la lancio. La devo compilare. Compilo con MVN, <coughs> lo compilo con MVN e questa qui sarà accessibile a Telnet quindi non tramite C64 perché verranno, i caratteri verranno visualizzati male perché l'encoding è diverso. Ma se io scrivo, aggiungo qui uh, demo asci porta 2002. Parte se vado tramite locale non Tenet 2002 Localhost. Puoi stamperare se è più di asci thread E siccome su Vic20, e c'è anche il Vic20, eh, c'è questo emulatore di terminale che è soltanto asci eh, Io cosa ho realizzato? Ho fatto in modo che la BBS di RetroCampus sia compatibile anche col Vic20 infatti all'inizio viene chiesto in quale standard vuoi eh, avere l'output Vic20 9 quindi si adatta anche non lo fa automaticamente l'ho fatto io alle dimensioni ridotte di righe e colonne del Vic20 e anche qui posso leggere la CNN posso leggere il televideo quindi senza colori senza tra l'altro questo programma per eh, terminale l'ho scritto io e lo potete trovare lo potete trovare qua questo 300. Uh, poi 300 pubblichiamo nella descrizione sì. della, della puntata pubblichiamo il link a, al github tutto quanto ascolta sì, sì, una sì. cosa allora stacco? stacco la condivisione sì 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 no, la, la rimuovo io no. non ti preoccupare no, ok eh, oh. allora ovviamente io a gennaio compio 50 anni, quindi eh, io addirittura avevo il Computer 64, la versione precedente a eh, quella che hai mostrato. Quindi stai parlando con uno mm. che quei, quegli anni li ha vissuti in, in prima persona e hai perfettamente ragione. Sono esattamente responsabile del, del motivo per cui la mia carriera è, è quella che ho fatto nel mondo dell'informatica. Eh, io in realtà volevo farti una domanda legata a quello che ci siamo detti prima di entrare in diretta, ovvero che tutto questo potrebbe sembrare, diciamo, il capriccio o il divertimento, come hai scritto tu, nella, mm -hmm. nella slide, di alcuni vecchi babbioni, come, come noi, eh, che hanno vissuto quegli anni e che quindi hanno un po' di nostalgia addosso eh, degli, degli anni della. Tra l'infanzia sostanzialmente e, e, e la maggiore età, in realtà mi raccontavi che eh, su questo mondo c'è un'attività incredibile, e ancora oggi, 2022, quasi 2023, ci sono persone che creano nuovi giochi. Ci sono dei sì. contest legati alla, alla composizione di musiche sul Commodore esatto. 64. E in particolare mi raccontavi una cosa che mi ha fatto riflettere mentre, mentre facevi la, la, la presentazione: per cui oggi noi, per assurdo, ne sappiamo molto di più di, e di cosa si può fare con il Commodore 64, perché effettivamente all'epoca non c'erano le fonti di informazioni così facilmente raggiungibili come le abbiamo oggi. E quindi. Esatto molti avevano soltanto un pezzettino di conoscenza del, dell'oggetto che avevano davanti. E quindi spesso era quasi limitata l'utilizzo che facevamo del, del Commodore 64. Esatto. Praticamente questa macchinetta, con la stessa macchinetta uh, di, di 40 anni fa, oggi, questa qui, questa qui oggi um, c'è una, una demo scene, una scena demo, incredibilmente attiva che produce in continuazione ogni anno dei de nuovi videogiochi soprattutto perché diciamo, il videogioco è l'espressione più alta della creatività con un computer no quindi c'è grafica c'è sonoro c'è design quindi c'è eh, veramente l'espressione massima della creatività eh, e producono dei risultati che 40 anni fa sarebbero stati in... proprio incredibili se l'avessero visto i nostri, cioè noi stessi con gli occhi di 40 anni fa avremmo detto no, stai truffando, è un altro computer che fa finta di fare il C64, invece no. Ma l'hardware è sempre lo stesso. Le informazioni che però all'epoca erano di veramente difficile riperimento intanto bisognava sapere quali libri comprare, quindi sapere che esistono. Esiste un libro che si chiama così, una volta che hai saputo che esiste, devi trovare dove comprarlo, perché magari era disponibile solo negli Stati Uniti. E non da noi, quindi non, non c'era internet, non, cioè, fotocopie di amici, cioè, era veramente un, un disastro. E poi circolavano anche un sacco di bufale eh, anche su riviste specializzate. C'erano cioè, delle riviste in cui me lo ricordo, purtroppo non ti riesco a citare il numero e l'anno, perché però lo posso trovare, eh, quindi prendetelo come un, un aneddoto, ma posso dimostrarvelo era addirittura scritto che in BASIC con il C64 in BASIC non era possibile implementare l'operatore di XOR ma questo è falso ma questo è, cioè, basta un po' di matematica se uno conosce la matematica sa che con un set di operatori completo quindi AND or and NOT puoi praticamente implementare qualunque operatore logico qualunque combinazione quindi giravano anche queste bufale a maggior ragione se venivano scritte da persone quotate eh, diventava automaticamente vero e oggi, il giorno d'oggi, cioè, smascherare una, una cavolatina del genere è un attimo e allo stesso modo è un attimo trovare eh, centinaia di persone che hanno sperimentato delle tecniche veramente incredibili. Per esempio, in, c'è Antonio Savona, che a parte aver scritto un bel po' di videogiochi molto belli, ha sviluppato una tecnica per suonare su C64 musica campionata a 48 kHz. 48 kHz sfruttando un, uh, un bug del chip sonoro uh, 6581 che è il SID la prima edizione del SID, cioè il 64, lui suona a un... cioè no, non può suonare a 48 kHz, è proprio impossibile sfruttando questo baco. Ora, non non, 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 non sono capace di scendere nei dettagli perché non l'ho studiata. Perché lui ha scritto un intero paper su questa cosa qui e ho lanciato le sue demo e sono pazzesche c'è la canzone di, di Mazinga Z e tu l'ascolti sembra di ascoltare un mp3 quasi non è possibile quindi c'è una comunità come dicevo questo lato del retrocomputing, retrocomputing come dicevo prima ha varie sfaccettature il lato diciamo smanettone e pro, programmatizio non so come chiamarlo è vivo e sì, di nicchia perché è di nicchia. Ma è molto vivo e la, ci, produce delle cose veramente, veramente impensabili. Veramente impensabili. E, e per molte persone tipo me sono stimolanti perché è, è come se fosse ricerca. Io lo paragono alla ricerca, cioè riuscire sì. a ottimizzare in un Esatto, e volevo usare la stessa parola. Sì, perché l'ottimizzazione oggi è praticamente sparita, però basta entrare un po' nel mondo reale e ti rendi conto che non Adesso è vero che è sparita. Non eh. voglio fare il boomer, nel senso che poi hai ah, i eh. miei tempi, no? Assolutamente... No, 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 no io, non, è questo, non è questo il discorso. No? Essendo in informatica noi probabilmente soffriamo esattamente della malattia eh, eh, opposta, cioè noi siamo sempre troppo eh, esaltati da quello che viene dopo. Però è vero che anche guardando le due o tre righe di codice che ci hai fatto vedere, eh, una cosa che salta subito all'occhio è che ritorni in un mindset in cui l'ottimizzazione, no, l'usare il, diciamo, il, il minimo indispensabile per fare qualcosa, eh, ritorna da questo punto di vista. E forse ogni tanto diciamo... Riprendere questo mindset può aiutarci, anche nel, nel lavoro reale, ad avere una visione un po' meno eh, logorroica, e io che sono logorroico so di cosa sto parlando, di, 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 di quello... oggi pensiamo sempre che abbiamo a disposizione qualsiasi cosa, sostanzialmente, ma non è, in termini ma non di potenza, no. di, di performance, di, di qualsiasi... Magari questo ci riporta magari a, a una visione un pochino più ingegneristica di quello che stiamo facendo. Insomma. Sì, posso farti un esempio proprio pratico nella vita proprio di moderna, nella vita di noi informatici. Eh, chi, chi, chi utilizza Docker eh, all'inizio si fa prendere la mano eh, e tira su 10 container giganteschi, dice eh, tanto è Docker, tanto è, tanto è Docker è un corno, scusa. Cioè ti, 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 ti riempi il disco di immagini enormi. Quando invece poi capisci che devi ottimizzare, quindi utilizzare le immagini derivate dal Pine, per esempio, che sono più piccole, eh, invece di utilizzare un'immagine derivata da Ubuntu, per dire, no? Quindi cioè, rendere l'immagine um, piccolina, quindi utilizzare il multi-stage multi deployment. Cioè, sono tutte cose che, che fanno parte dell'ottimizzazione. Quando è a che fare con macchine di questo tipo. E con tecnologie di questo tipo sei costretto, cioè no, no, non hai altre. Infatti, il repo, il repo GitHub dell'ultimo che ho fatto vedere prima, quindi il programma terminale del VIC-20, VIC-20 c'ha 3K. Eh, non potevo usare le librerie standard IO perché occupavano ben 2K. E quindi mi sono riscritto semplicemente le funzioni di input output che mi servivano, proprio me sono riscritte in assembly. Eh, cioè, proprio quelle due o tre, anziché un K, ne occupa 20 byte. Cioè, cioè che, è, che è tutta un'altra cosa, in sostanza. Guarda, Francesco, grazie per la giornata di oggi, perché ci hai riaperto un chakra da questo punto di vista. Io ho un moscerino nell'occhio, non sto più <ride> eh, No, ma, è stata una puntata veramente bellissima. Sì, e appunto eh, mi ha riportato alla memoria sicuramente una, una, una serie di cose. Però in, no, appunto non in una veste semplicemente nostalgica, ma in una veste eh, in cui mi si è aperto un mondo, perché ho capito che appunto il mondo del retrocomputing è assolutamente vivo e vegeto. Ok, allora siamo arrivati alla fine anche di questa, di questa puntata e quindi io come al solito, innanzitutto ricordatevi sempre di sottoscrivere il canale eh, della UGTV che come dicevo a inizio puntata si sta arricchendo di nuovi contenuti, adesso abbiamo una nuova linea di trasmissione legata a DevOps, eh, iscrivetevi alla newsletter di UG.net, seguite il canale Telegram di UG.net ricordatevi se volete partecipare eh, a, a UG.net come ospiti di Small Talks o di qualsiasi altra eh, trasmissione della UGTV o se volete vedere pubblicati degli articoli scrivete alla redazione chiocciolaug.net.org eh, la prossima puntata quindi fra due giovedì come sempre alle 5 del pomeriggio avremo ospite Andrea Balducci che ci parlerà di fuga dal backlog e quindi siamo molto curiosi di sapere cosa significa fuga dal backlog per quanto riguarda me io adesso ehm, vi lancio una cosa che è, lasciatemi condividere lo, lo schermo eccolo qua allora eh, abbiamo appena finito due settimane fa il cloud day 2022 è già ora di pensare al web day 2023 si ritorna anche per quanto riguarda il web day in presenza al cinemanteo eh, la call for paper la call for speaker è aperta come vedete potete già iscrivervi eh, siamo a metà marzo quindi 16 marzo 2023 web day eh, il il cinema è molto capiente, quindi correte ad iscrivervi perché lo vogliamo vedere pieno, assolutamente, e credo che, eh, visto il successo che ha avuto il Cloud Day, non vedo perché il Web Day non debba avere lo stesso, lo stesso successo. Quindi correte sul sito di UG.net, uh, cliccate sul banner del Web Day e mandate le vostre proposte o uh, iscrivetevi per partecipare. 16 marzo 2023. Benissimo, a questo punto non mi resta che salutarvi e ci rivediamo fra due settimane. Ciao Francesco e ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.